Buongiorno. Da diversi mesi ci siamo impegnati a Sì. costruire un labirinto che è parte di qualcosa che noi abbiamo incontrato nei nostri studi di numerologia esoterica come archetipo e come struttura fondamentale di geometria sacra. Oltre a camminare il labirinto e a vedere come il labirinto veramente nella fisicità porti una profonda trasformazione interiore, ci siamo appassionati anche di un nuovo lavoro che è di un nuovo aspetto del labirinto. Diciamo così, che è nato grazie al Covid. Il lavoro col labirinto è estremamente antico. Pensate che il primo labirinto conosciuto risale a 4.000 anni fa ed era proprio stato creato, basato come una forma di geometria sacra, come uno strumento di meditazione, contemplazione e preghiera per aiutare l'uomo a tornare al centro dell'essere. In virtù del Covid, di questa grandissima pandemia che ha colpito tutta la Terra, fondamentalmente è nato un secondo aspetto del labirinto che personalmente mi sta appassionando molto e che è il labirinto chiamato il labirinto da dita. Questo è uno che abbiamo creato noi, ma esistono anche i labirinti da dita in legno. Abbiamo sempre saputo che la numerologia esoterica, cioè la numerologia che ci permette di guardare la vita oltre quello che appare e nel cercare di, che ci aiuta a cercare di capire che cosa accade dietro le quinte per riuscire a trasformare da dietro le quinte gli eventi nella nostra fisicità, ci aveva insegnato appunto come nell'antichità tutte le antiche costruzioni architettoniche fossero basate sulla geometria sacra, cioè una geometria che contemplava all'interno delle proprie formule di costruzione, delle proprie leggi di costruzione, fondamentalmente contemplava le leggi sacre e in particolare i numeri che sono chiamati i numeri divini come il pi greco e come la proporzione aurea. Che qualità hanno questi numeri in particolare? Hanno il fatto, l'avete sicuramente studiato a scuola, perché questo è molto conosciuto, soprattutto il pi greco, sono numeri che non hanno una fine, non raggiungono un punto finale. E quindi che cosa vuol dire praticamente per l'essere umano? Vuol dire che sono numeri che tendono verso l'infinito, che tendono verso il divino e quindi lavorare, vivere e lavorare con costruzioni di geometria dentro e lavorare, vivere dentro e lavorare con costruzioni di geometria sacra ci aiuta, quando viene fatto consapevolmente, ad allineare il nostro essere e a portarci verso la nostra parte di luce. Spiegavo l'altro giorno, mentre facevo la lezione di astrologia, che fondamentalmente anche la carta zodiacale è come un labirinto, perché è il cerchio, il pi greco viene calcolato proprio dall'energia del cerchio, e il labirinto, che non è il dedalo, perché il dedalo è fatto di molte uscite e la persona può perdersi, e questa struttura ha circa 600 anni, non è come il labirinto. Il vero labirinto è il labirinto classico, no? Basato su quello originario di Creta, il labirinto fondamentalmente di Minosse. Questo che vedete qui, che è il nostro labirinto da dita, invece di avere sette circuiti più il centro, ne ha fondamentalmente 11 più il centro. È una forma sviluppata del labirinto e, come dicevo, mentre io viaggio al centro del labirinto, vedo tutto quello che mi impedisce il contatto con me stesso e mi aiuta a fare un passaggio verso la mia Che lo centratura. grande Scopo della vita è l'evoluzione. Noi nasciamo qui per evolvere. È il primo punto, la prima parte dell'evoluzione è proprio legata al fatto che dobbiamo espandere la nostra consapevolezza. Che cosa vuol dire espandere la consapevolezza? Vuol dire vedere sempre di più, aprire la visione della nostra vita e non vederci sempre soltanto centrati su noi stessi e solo noi, ma cominciare a vedere sempre di più la nostra vita come parte di tutto quello. Di tutto ciò che esiste. Questo labirinto in particolare ha 11 circuiti, si chiamano così, perché in realtà è un unico sentiero che dall'esterno, se guardate, dall'esterno, da questo punto, porta al centro, no? E ci fa
costantemente andare da una parte o dall'altra, questo labirinto in particolare ricalca l'energia dello zodiaco come ispirazione del labirinto di Chartres, che anche questo è un labirinto medievale, invece, basato I su sette. mondi che esistono in natura, secondo le antiche tradizioni cabalistiche, e basato appunto sugli elementi, sulle stagioni e così via. Questo invece è appunto, come ho detto, un labirinto classico ad 11 circuiti e porta all'esterno, partendo dall'esterno, l'energia dei Che colori, fanno fanno parte. parte dello spettro visibile dei colori e che sono all'interno dell'essere umano. Quindi dall'esterno abbiamo il rosso fino ad andare al centro abbiamo il magenta. Voi vedete dalla parte dei piedi, quella più esterna, fino ad andare alla parte magenta sopra la testa, ogni circuito porta l'energia della vibrazione della coscienza, porta l'energia della vibrazione del numero, porta l'energia della vibrazione del colore. Quindi, energeticamente, quando noi stiamo lavorando col circuito più esterno, lavoriamo col rosso, e man mano che andiamo dentro abbiamo il corallo, abbiamo, l'arancione, abbiamo l'oro e così via fino ad arrivare all'energia interna centrale, che è l'energia magenta, che è l'energia dell'anima. Ora, che cosa vuol dire questo dal punto di vista energetico? Vuol dire che noi abbiamo costantemente bisogno di un riallineamento interiore. Noi non siamo mai sempre in ogni momento allineati, non siamo illuminati. Per cui che cosa accade? Che partendo dall'energia rossa, che è quella più esterna e che è quella che è associata al nostro radicamento nella vita, alla connessione con la vita, alla capacità di essere radicati, che spesso è la tematica più sfidante ed è legata all'energia dell'ariete, che nell'astrologia esoterica significa io sono, che ha a che vedere con quello che io penso di essere, non quello che sono in realtà, e che l'energia con cui noi entriamo Nostro all'interno della Dio. nostra vita, perché è l'energia che è collegata all'ascendente e quindi anche concretamente alla mia fisicità, andiamo attraverso i vari livelli del colore al centro, dove c'è un punto di connessione e dove c'è l'energia magenta che rappresenta l'energia della stella dell'anima. Quindi la connessione con la nostra missione, con il nostro proposito, con il nostro essere qui, ma l'aspetto più alto che è legato poi a pesci nell'energia magenta, è il fatto di liberarci da ciò che impedisce la realizzazione piena del nostro essere, perché la casa 12, che di solito è considerata una delle case più difficili, perché è una casa che ci parla del karma irrisolto, in realtà è la casa della resurrezione, è la casa della liberazione. Quindi se lo pensiamo, no, legato anche alla nostra stessa vita, nel nostro tema natale, in cui sono comunque sempre presenti tutti i segni zodiacali, andiamo da un'idea di noi stessi che deve essere elaborata e liberata attraverso delle esperienze di vita ben precise che vengono messe in atto nel nostro tema per rivelare il potenziale che siamo, ma soprattutto liberarci di quegli schemi mentali che ci impediscono di essere noi stessi e che siamo venuti a eliminare in questa vita. E come possiamo farlo? Fondamentalmente vivendo le esperienze. Un viaggio dentro voi stessi per fare un totale riallineamento di tutti i livelli del nostro essere. Quando lavoreremo con l'energia del rosso, lavoreremo con l'energia della forza della vita, del risveglio, quindi cominciando a risvegliarci noi stessi, fino a chiudere il nostro lavoro con la connessione del lavoro animico, con la nostra stella dell'anima. Perché Quindi quando abbiamo costruito il labirinto, lo abbiamo energizzato con l'energia dei colori e questo finger labyrinth che vi ho mostrato è la copia esatta del labirinto che abbiamo in costruito in collaborazione collaborazione con la Zizegna e con il quale stiamo costantemente organizzando corsi. Tra l'altro abbiamo proprio in programma di farne uno, due in realtà, uno a gennaio, vi faremo presto avere le date, che si chiama Gli Angeli nel labirinto, no? Dove porteremo ad sperimentare l'energia dei vostri angeli, perché ci sono tre angeli all'interno del labirinto, e poi faremo un altro seminario in occasione dell'equinozio di primavera. Andare dentro il labirinto ci aiuta tantissimo a ricentrarci, perché all'interno dello zodiaco abbiamo messo proprio i 12 cristalli che potenziano il lavoro della consapevolezza, perché il mondo minerale
e questa è una cosa estremamente importante, tenuto vicino a noi aiuta a riequilibrare le nostre energie perché ci dà una stabilità. È un lavoro veramente straordinario che potete fare anche da soli poi a casa, ogni qualvolta avete bisogno di una centratura, perché questo è il lavoro meraviglioso col labirinto. Il labirinto è uno strumento che quando siamo in difficoltà andiamo all'interno e abbiamo Proprio. possibilità di sperimentare una grande trasformazione di coscienza. Ci aiuta veramente a lasciare andare quello che non ci serve. È un passaggio, uno strumento che può esserci sempre utile. E voi mi direte come camminiamo il labirinto? Con le nostre dita. Camminiamo il labirinto con un dito, in particolare il dito della mano sinistra, perché il labirinto lentamente lo facciamo scivolare lungo il percorso. Questa è la ragione per cui è stato anche ricamato, no? Quindi ci tiene all'interno di un sentiero. Questi sentieri sono molto piccoli, ma sono molto importanti perché la grandezza del pensiero ci aiuta a focalizzare, quindi aiuta energeticamente il nostro cervello a focalizzarsi sul punto e a mantenere un livello di centratura. Col nostro dito, piano piano, facciamo questo lavoro andando attraverso e i livelli dell'essere alla nostra centratura. Questi sono i livelli del chakra esteso. Stiamo parlando, come vi ho detto, di tutti i livelli dell'essere, perché noi abbiamo sette chakra, ma in realtà abbiamo più livelli, come possiamo vedere. Questi sono l'energia dei chakra, ok? E questo ci parla in realtà dei diversi livelli Perché dell'essere. quando io la vado a lavorare col rosso, non sto lavorando solamente con il livello rosso del chakra rosso, ma sto lavorando col livello rosso di tutti i livelli dell'essere. E quindi cosa accade? Porto una ricentratura nei miei schemi della personalità, nel modo in cui io manifesto, perché ricordate che la coscienza manifesta una specifica modalità di essere. E quindi ricentrando tutto, ricentro tutto il mio campo energetico e quindi di conseguenza ricentro la realtà. Questo è il tema astrologico, vedete, che parte dall'energia rossa e passa attraverso, sono tutti segni zodiacali che poi sono legati anche all'energia dell'I Ching e anche all'energia del Tao. Noi siamo più connessi al tutto di quanto crediamo e quindi questo spettro visibile di cui facciamo parte, che parte appunto dall'energia rossa, rosso scuro, fino all'energia viola magenta, contiene la manifestazione fisica di un potenziale di consapevolezza. Fare quel lavoro su noi stessi ci permette di manifestare, cambiando la nostra vibrazione, realtà diverse, portando un cambio di consapevolezza all'interno di noi stessi. Acquisendo sempre più consapevolezza, cominciamo a liberarci di ciò che non ci serve e realizzare proprio il nostro progetto. Sul tempio dell'oracolo di Delfi, dedicato ad Apollo, che è l'energia del Dio Sole, c'era scritto: Uomo, conosci te stesso. Attraverso il labirinto abbiamo uno strumento straordinario non solo per conoscere noi stessi. La seconda parte della frase sull'oracolo di Delfi è: e conoscerà il linguaggio degli dèi, perché questo ci permette, più apriamo la nostra consapevolezza, più vediamo, più ci connettiamo, più il nostro campo di visibilità, che non è solo riferito a quello che vediamo con gli occhi, è riferito anche a quello che si vede oltre, comincia a vedere quello che è il grande progetto della vita e a lavorare e costruire, co-creare con lei. Spero di avervi fatto cosa gradita, di condividere con noi questa nostra passione mia e di Franco. Un abbraccio grande e buona giornata. Ciao ciao!